Ci siamo, dopo tante anticipazioni, Google ha finalmente scoperto le sue carte e presentato al mondo Stadia, la sua visione sul futuro del gaming, che, come avevamo anticipato, è strettamente legata al cloud. Cominciamo la nostra analisi presentando prima i fatti e passando in seguito a considerazioni di natura tecnica e commerciale. Ma cos'è esattamente Stadia? Allora, Stadia non è una console né un dispositivo fisico di alcun genere. Si tratta invece di un servizio in cloud streaming concettualmente simile a PlayStation Now, GeForce Now e affini. L'utente ha accesso a una sfilza di videogame giocabili sul cloud, senza quindi la necessità di installazione o di possedere un hardware sufficientemente performante per farli girare. Tutto ciò che servirà sarà invece ovviamente una connessione molto veloce, possibilmente in fibra ottica, con una banda ampia sia in download che in upload. Stadia è vicina alla filosofia di Microsoft per quanto riguarda il cloud, ovvero potrete sfruttare il servizio su qualsiasi dispositivo dotato di Google Chrome, quindi PC, smartphone, tablet, smart TV o TV normali con Chromecast. Fondamentalmente, se potete far girare Chrome, avrete accesso a tutti i servizi di Stadia. Microsoft ha promesso di fare lo stesso con il suo servizio cloud, ma sarà probabilmente battuta sul tempo. In base alla qualità della nostra connessione, Stadia offrirà uno streaming adeguato, con un massimo potenziale di 60 frame al secondo in 4K, con supporto ad HDR. Google ha promesso inoltre che il servizio verrà aggiornato in un momento successivo per offrire 120 frame al secondo e risoluzione 8K. Sono numeri ovviamente da fantascienza al momento, ma che lasciano intendere la volontà dell'azienda di supportare il progetto sul lungo periodo. Dunque, attualmente Netflix riesce ad effettuare uno streaming in 4K con HDR utilizzando circa 18 megabit al secondo. È ragionevole presumere quindi che con una fibra ottica da 100 mega potremo gestire il flusso di Stadia in 4K anche a 60 Hz. Infine, Stadia arriverà sul mercato entro la fine del 2019 sia negli Stati Uniti che nella maggior parte dei territori europei. Non è stato ancora confermato se l'Italia sarà inclusa fra le nazioni della prima ondata e i prezzi saranno comunicati nel corso dell'estate 2019. Per giocare potremo utilizzare un qualsiasi controller, ma Google propone anche un suo nuovo gamepad. La disposizione dei tasti è molto simile, purtroppo direi, a quella di DualShock, quindi con entrambi gli stick analogici nella parte centrale. Il pad ufficiale di Stadia utilizza il Wi-Fi per la trasmissione degli input e non il Bluetooth, esattamente come fatto da Nvidia Shield. Questo garantisce dei tempi di latenza estremamente brevi, una cosa utilissima considerato che ci sarà comunque una certa lag causata dalla distanza dai server. C'è anche un microfono integrato e il supporto nativo all'assistente vocale di Google. Secondo le parole della compagnia, se ci bloccheremo in un gioco potremo chiedere consigli e suggerimenti attraverso comandi vocali. Non è chiaro però se l'assistente si limiterà a fare una semplice ricerca online o se verrà offerto un qualche tipo di servizio di walkthrough e guide dedicate. Tra i pulsanti poi abbiamo visto che ce n'è uno simile allo share di PS4, che ci permetterà sia di salvare al volo le sessioni di gameplay, sia di effettuare lo streaming su YouTube. E proprio l'integrazione con YouTube è molto interessante perché guardando il nostro video, gli utenti abbonati a Stadia potranno mettersi in coda per giocare con noi. Sarà sufficiente premere un pulsante e si permetterà dunque un nuovo livello di interazione con gli streamer e i content creator. Tra le altre cose, i trailer e i video gameplay presenti su YouTube vedranno delle piccole modifiche nell'impaginazione, dove comparirà il pulsante Gioca ora. Gli abbonati a Stadia potranno quindi cliccare sul pulsante per iniziare lo streaming in tempi brevissimi. Si parla di circa 5 secondi per far partire un gioco. Niente installazioni, niente update al day one, niente patch. Fa tutto Google lato server. Dal punto di vista tecnico, Stadia è basato su Linux e sulle API Vulkan, che dovrebbero garantire una certa semplicità nello sviluppo. Marty Stratton, executive producer di id Software, ha fatto sapere che sono bastate poche settimane di lavoro per convertire Doom Eternal utilizzando le API Vulkan. Tra le altre cose, Google garantisce il supporto ad Unreal Engine, Unity, Havok, Simplygon e tante altre tecnologie.
Attualmente ci sono oltre 100 team di sviluppo al lavoro su software per Stadia, con oltre 1000 sviluppatori coinvolti. Google ha anche annunciato l'apertura di un team di sviluppo interno che si dedicherà interamente ai videogame e che si chiama Stadia Games and Entertainment. Oh, allora, questi sono i fatti. E fin qui tutto molto bello. Adesso io però vorrei fare alcune considerazioni con voi, analizzando alcuni elementi che secondo me sono parecchio importanti. Il primo è che Stadia utilizza API Vulkan. Questo significa che Stadia non è solo un servizio di streaming basato su un catalogo di giochi già esistenti, non si appoggia ovviamente alla libreria PC e non mette a nostra disposizione una configurazione di fascia alta. Stadia è a tutti gli effetti interpretabile come una nuova console, più precisamente una nuova piattaforma. Questo deve essere molto chiaro. Non è fisicamente presente a casa vostra, ma è una piattaforma con un suo sistema operativo e specifiche hardware, con una potenza di calcolo distribuita ai singoli utenti in base alle esigenze del software e alle possibilità della banda. Tutto ciò significa che gli sviluppatori dovranno effettivamente lavorare e convertire i propri videogame per Stadia. Non sarà un processo lungo né troppo dispendioso, pensiamo appunto a Doom Eternal, ma bisognerà comunque sviluppare il software. Detto questo, quale potrebbe essere il sistema di commercializzazione più sensato? Un po' tutti abbiamo dato per scontato che si tratterà di un abbonamento mensile in stile PlayStation Now, e forse sarà proprio così, forse Google convincerà gli sviluppatori a offrire tutti i propri giochi gratis agli abbonati. Ma pensiamo una cosa. Se io fossi Rockstar Games e lanciassi sul mercato un nuovo Grand Theft Auto a 70 euro, che tipo di vantaggi potrei aspettarmi da Google per voler offrire gratuitamente il mio gioco a tutti gli abbonati al suo servizio di cloud gaming? Netflix non ha a catalogo le ultime uscite presenti al cinema, perché questo distruggerebbe il mercato del cinema. Allo stesso modo, Netflix non ha le ultime uscite in Blu-ray, perché questo ucciderebbe il mercato dei Blu-ray. E si parla di tanti, tanti soldi. Sky, che ha tempistiche certamente migliori rispetto a Netflix, è anche molto più costoso e ti spara la pubblicità in faccia. Perché vi sto dicendo questo? Perché, a pensarci bene, Google non ha mai detto potrete giocare a tutte le novità gratis dal day one. È possibilissimo quindi, secondo me, che Stadia adotti un approccio più simile a quello di Nvidia, che permette di giocare gratuitamente ad alcuni titoli, mentre vende le ultime novità in digitale. In questo modo continueremmo a non aver bisogno di un hardware dedicato, continueremmo a poter giocare su qualsiasi dispositivo e continueremmo a godere di una profonda integrazione con YouTube, ma dovremmo certamente pagare per i titoli ad alto budget appena rilasciati. Può essere, volendo, una situazione accettabile se il prezzo dell'abbonamento non fosse troppo elevato. A questo punto c'è però da prendere in considerazione il secondo punto, ovvero l'annosa questione fisico contro digitale. Allora, il digital download è in continua crescita e il mercato fisico è in continuo declino. Questa è una verità indiscutibile. Altrettanto indiscutibile è che esiste una larga fetta di giocatori che non intende rinunciare al supporto fisico, alle edizioni da collezione, ai gadget e alle steelbook. Questa categoria di utenti potrebbe non vedere Stadia proprio di buon occhio. Se da una parte abbiamo quindi giocatori PC che sono ormai abituati da anni al digital download, quelli console tendono a fare molta più resistenza. Durante la presentazione di Xbox One, ricordiamo, Microsoft fece un colossale buco nell'acqua con il suo digital only, tanto da dover annunciare poi un clamoroso dietrofront con annesso licenziamento di quel simpaticone di Don Matrick. E ok, da allora è passato qualche anno, ma tantissimi giocatori continuano a preferire il fisico piuttosto che il digitale, anche per una questione puramente economica. Pensiamo al fatto che una copia fisica può essere rivenduta in maniera tale da abbattere la spesa iniziale. Ci sono poi ultimamente tanti piccoli sviluppatori indipendenti che cercano di rilasciare delle edizioni retail dei propri lavori di maggior successo.
Lo fanno per incrementare le vendite, verissimo, ma lo fanno anche perché sanno che i fan acquisteranno di nuovo il gioco e anche di buon grado, quindi double dipping. E questo lo si fa per conservare la nostra copia sullo scaffale, è un oggetto tangibile che racconta di un'esperienza piacevole ed è molto più concreto avere il gioco messo sullo scaffale piuttosto che un nome in una lista su Steam. Terzo punto è l'enigma della latenza. Come un po' tutti sanno, la lag è uno degli elementi che più determinano la qualità del gaming online. Questo è particolarmente vero per i giochi competitivi e a frame rate elevati. Pensiamo a prodotti come Overwatch, Dota, pensiamo a un qualsiasi first person shooter, ma anche a un battle royale come può essere Apex Legends. Più è bassa la latenza, più è precisa e soddisfacente l'esperienza di gioco. Dunque, la lag dipende da una serie di elementi, tra cui l'input lag del controller, quello del televisore o del monitor, la nostra connessione, quella dei server di gioco e la loro distanza dalla nostra abitazione. Ora, sui server ovviamente non abbiamo alcun margine di manovra, quindi potremo solo concentrarci sugli altri elementi. Noi possiamo sicuramente puntare a una connessione via cavo in fibra ottica, possiamo puntare a un monitor gaming con tempi di risposta rapidissimi, possiamo pensare a una TV con ingresso HDMI 2.1, possiamo utilizzare il controller col cavo invece che quello wireless, benissimo. Ma se poi i server di gioco stanno negli Stati Uniti o in Giappone, che cavolo dobbiamo fare? E se il gioco utilizzasse il peer-to-peer invece che i server dedicati? In questo caso Google ha un vantaggio fondamentale rispetto a Sony e Microsoft, ovvero una diffusione capillare dei server in tutte le più importanti aree urbane del mondo. Distanza ridotta significa latenza ridotta, ma al momento è davvero difficile dire entro che termini. Quello che sappiamo è che la versione Stadia di Doom Eternal aveva una lag pressoché nulla durante la presentazione alla Game Developers Conference. Il server distava in questo caso solo 64 km, quindi possiamo considerarlo piuttosto vicino. Se vivete in una grande città, probabilmente potrete godervi il gioco in streaming senza alcun problema. Diversamente, se abitate in un paese con pochi abitanti, la situazione potrebbe essere molto meno piacevole. Insomma, per il momento Stadia ha saputo catturare il nostro interesse, ma la paura è che l'esperienza finale possa avere una qualità fin troppo altalenante. Non dubitiamo comunque che Google possa aver messo in conto anche questo. Adesso si aspetta di conoscere i prezzi e la qualità del nuovo team di sviluppo, che siamo certi presenterà qualcosa che possa accompagnare il lancio della nuova piattaforma. Voi ragazzi siete intrigati, siete apatici, non ve ne frega niente o credete che possa aver successo? Personalmente credo che se riescono a collocare un abbonamento a 14,99, proponendomi magari saldi aggressivi come quelli di Steam, potrebbe essere una piattaforma eccellente per il multipiattaforma, connessione permettendo. Dite la vostra e se avete un secondo da perdere, schiacciate quel pollice in su e lasciate un like. Alla prossima!